e brillante. Allora, questa parte che avete sentito, questa introduzione, è un movimento melodico altalenante. Se voi vedete lo spartito che ho messo qua, c'è la melodia che della parte della nota che scende giù, poi sale su, scende giù. Insomma, come voler cullare l'orecchio dell'ascoltatore. Insomma. Quindi già l'introduzione porta in questo ambito molto, molto dolce. Ma anche qui, a proposito di queste canzoni, c'è un aneddoto particolare, cioè il fatto di Pasquale Minieri, colui che mi ha raccontato, questa canzone in realtà doveva far parte dell'album La vita adesso del 1985. E infatti Minieri mi raccontava il fatto che lui nell'86, durante le prove di un concerto, Carlo gli diceva: ah, guarda, abbiamo fatto una versione orchestrale di questa canzone che poi è diventata Mille giorni di te di me, però adesso te la faccio sentire al piano. E Minieri diceva: ma perché vuoi mettere l'orchestra? È bellissima così al pianoforte. Cioè, però diceva Minieri che questa versione qui che lui aveva sentito nell'86 era poi diversa da quella che è stata pubblicata nel 90. E mi ha raccontato anche in che modo Baglioni compone le canzoni. Io penso, oggi mi metto, scrivo una canzone, continuo a scrivere la canzone, e quando la finisco poi ne comincio un'altra. No. Allora Baglioni mi ha detto: Minieri scrive delle cose di cortissime, di 20-30 secondi, dei pezzi musicali di 20-30 secondi, comincia dalla musica e le parole vengono veramente alla fine. Quindi lui fa tipo 20-30 secondi, 20-30 secondi da una parte, 20-30 secondi dall'altra, e Baglioni ha composto, diciamo in questa intervista, ha composto tantissime di queste cose, piccole cose. Allora, io ve lo leggo direttamente. Vi ho spiegato un po' tutta la storia. Allora, no, io gli avevo fatto una domanda. Vi leggo anche la domanda e anche la sua risposta. Nella prima anticipazione su quello che sarebbe poi divenuto Ose, Baglioni rivelava a Topolino, settimanale Topolino per bambini, luglio 1988, che il titolo del suo album successivo sarebbe stato A Presto. C'era per caso una canzone intitolata così, tra le tante che erano state registrate. Perché questo titolo all'epoca? Poi è diventato Ose, anzi dovrebbe essere non c'era mai, perché è diventato un secondo titolo. Come mai? Presto, c'è forse una canzone che si chiamava così? Risposta. Quindi io spiegavo un po' tutta la storia, perché così si capisce il perché di quel tipo. Allora, in pratica c'è tutta una procedura molto complicata per lavorare con Claudio. In una primissima fase lui mi portò a sentire, questo insieme ad Alcedonia in una casa, solo la parte musicale, ma scriveva tutte cose cortissime, di 20 secondi, ma tipo, fai conto, 120, 150 al pianoforte e un altro centinaio alla chitarra. Brevissime cose musicali di 20 secondi, massimo 30. Dopo cominciamo a scegliere tra tutti questi pezzi quelli che ci piacevano e a dargli una definizione nelle varie strutture della canzone. Le strutture della canzone sono quelle che ci sono anche in questi schemi che io messo nel libro, e qui c'è l'introduzione, poi A primo, strofa, strofa, le varie parti della canzone. No? Cioè, questo brano di 30 secondi è bello come strofa, questo come inciso, questo come ponte. Tra l'altro in quella fase, al di là del lavoro, ho imparato molto, eravamo in due. Dopodiché provavamo a montare tutti questi pezzi in tutti i modi, fino ad arrivare alla fase dei pezzi finiti, che poi erano molto più di 20, poi ne verranno scelti 20. La fase del testo, per il suo modo di lavorare, arrivava proprio alla fine. E una volta che tutto il disco musicalmente era finito, lui per ben 3 volte scrisse tutti i testi. Non gli piacevano e li buttò, e li scrisse da capo. Scrisse per 3 volte, tutti. Per cui, cioè 20 canzoni, riscritte i testi per 3 volte, tutti. Per cui, A Presto, può essere una qualunque di queste fasi, ma sicuramente è in quelle canzoni che poi lui ha buttato, nei testi che ha buttato, perché poi riscrisse tutto e alla fine scrisse tutto. Quindi il problema era fondamentalmente nei testi. Sì, noi siamo stati l'ultimo anno in pratica completamente fermi ad aspettare che lui finisse i testi.
che è estinto completamente da qua, perché è morto. Quindi dicevo, nei giorni di Gerdinea alla fine ha subito lo stesso processo praticamente, perché era stata scritta moltissimo tempo prima, rifatta, aggiustata in diversi modi, fino a diventare quella che noi conosciamo. Diciamo di ritornello vero e proprio, cioè per ritornello si intende una cosa che appunto ritorna, in cui musica e testo ritornano completamente, assolutamente uguali. Invece nella canzone di quest'album questa cosa accade molto raramente, ma in particolare in Mille giorni di vita di me lui utilizza un'altra tecnica per catturare l'attenzione dell'ascoltatore. Noi sentiamo questo. Thank you.
parla di una canzone, parla di un amore che è finito. Infatti lui, mentre scende al vivo alla fine, aggiunge questa parte che nel finale diventa molto aggressiva, molto perché parla di una storia d'amore che finisce. Quindi ecco, qua torna il tema del dolore, che è centrale nel disco. Il tema del dolore è quello, è la chiave di lettura di tutto il disco. Ci sono altre canzoni, insomma, naturalmente non c'è modo di